E allora ragazzi, nuovo video YouTube, questa volta sta all'icona, nuova icona ragazzi, ci si può trovare, 88 più, sono tre picche, ci possiamo trovare le Toti Icon, le Future Stars Icon, quelle natalizie ragazzi, quindi triplo pick, andiamo un pochino a vedere con i tre idoli, Ayapate, Padoin e Jonathan, vamonos. Allora andiamo da Ignazio Abate, il primo, il milanista. Ignazio Abate, Kiev Van Nistelrooy, Stoichkov. Si ricomincia come l'altra volta. Padoin, ovviamente, visto che il nero azzurro, il ragazzo è nero azzurro. Perka. Ah, quindi uguale. Chi è quello che già c'ha? Oh, Cech. Però mi sa, questo Cech è non scambiabile. Scambiabile. Signori, altro giro, altra iconcina. Vamonos. Ok, non ci sono doppioni e questo già ci fa felici. Scizzo Re Juventino, quindi gli apriremo direttamente Padoin come ultima carta. Andiamo da Ignazio Abate, signori. E Thunder. Ci fai vedere tipo un ragazzo brasiliano? Oh, Müller, signori. Müller Thunder. Molto carino. Quanto sta a oggi Gerd Müller Thunder, ragazzi. Gerd Müller Thunder. Oh, mezza piotta, mezzo milione, ragazzi. Bene, non è finita però, ragazzi. E attenzione, sotto Jonathan c'è un'icona Toti, ragazzi. Calma. Andiamo da Padoin, allora. Marco Van Basten, signori. Calma che c'è un'icona Toti e lui non ce le ha. Calma, no, povero Gabba. Come? Perché 10 minuti? Calma. Peter Cech, signori. Peter Cech, uno dei portieri più forti del gioco. Ora scegli Müller o Cech. Cech è uno dei tre portieri più forti del gioco. Forse secondo a una carta che è uscita ora, che è quel Van der Sar. Per me è meglio Cech. E allora, ragazzi, icona mista scelta. L'altra volta non ve l'ho fatta. Non ve l'ho fatta, questa volta ve la vado a fare. Vedrete delle intrusioni durante questo video. Allora, spegniamo lo schermo e mettiamo questi tre campioni, ragazzi. E allora, andiamo, pick numero 1, come sempre. Vediamo che si droppa, ragazzi. Come sempre, salvone, droppa l'icon 88 più. Shakeratina, vamonos. Già posseduto, vediamo chi è questo. Il posseduto è Casillas. Portiere. Non mi mancava. Andiamo sotto Padoin. Mamma mia, Van Nistelrooy. Se qui c'è check, impazzisco. Infine. E questo è come è andata poi? Io sono quei pazzi. Allora, signori, altro giro, altra iconcina. Andiamo un pochetto a vedere. Torniamo un attimino a gentile richiesta, diciamo. Torniamo un attimo alla pulga, l'argentino de Rosario. Andiamo ad aprire l'icon. Vamonos e la spizziamo con le stats. Ok. R3. Tac, tac. Allora, fisico 89, signori. 60 di difesa, 90 di dribbling, 88 passaggio, 87 tiro. Questo è un pippone. Pavel Nedved. Peccato per l'unico, per aver avuto un playstyle plus solo. Fisico 78, 83 di difesa, 88 dribbling, 83 passaggio, 74 tiro. Un altro pippeiro. The last one. È un portiere. Però me l'aveva chiesto. Calma, calma. Perché se c'è che bingo dentro a st'account. N'altra ancora. N'altro Casillas. Cioè, n'altro Casillas. Però hai detto che ti serviva se non altro. E allora, signori, iconcina, ragazzi. È qui sotto, è nascosta. Voi non la vedete. Eh no, sì, faccio così perché c'ho questi giocatori qua. Ci avevo messi, anche. Ci avevo messi. Prima facevo il nascondino con Messi. Però per cambiare ho messo questo. Allora. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo da Padoin, il primo, signore e signori.
Sì, però ci sta anche di stazza, è carino. Natalizia, qui ci sarà Bergkamp o Stoichkov. Barnes, pure peggio, siamo riusciti a fare. Sotto Abate. Thunder. E quel braccio là. Oh, Iker! Bella roba! Avevo visto quel prezzo di braccio, mi sembrava l'esultanza quella di Harry della carta che c'aveva un po' le braccia indietro. Calma. Mi ha dato un gran portiere. No. Ma Natalizia non gli può dare nessuno di utile. Cioè, se non mi sbaglio, sto Torres gliel'aveva già dato una volta. Casillas, non so come sei messa a portieri. Ad esempio Casillas è tanta roba. Casillas di base è tanta roba. Ragazzi, io sono totalmente all'oscuro di quello che c'è qui. Betta, davvero. È troppo tardi. Oh, Roberto Carlos! Si gode, Gabbons! E tu così. Se sei riuscito 2 giorni a tenermi all'oscuro che avevi trovato Roberto Carlos. O meglio, hai preso Roberto Carlos, sì. Così lo faccio sapere anche per il video YouTube. Spero tu abbia preso Roberto Carlos. Direi di sì. No, non avevo visto Gabbons, non avevo visto. Dai, si gode. E allora, ragazzi belli, altro giro, altro pick icon. Andiamo a vedere com'è questo drop sfavillante, scintillante. Allora, non vedo sotto la scritta quella pericolosa. Visto che ragazzi è milanista, gli facciamo prima Padoin, poi Jonathan e infine Ignazio Abate. Ah, ok, perfetto. Stavo facendo un nascondino e ma... e niente, vedete, ragazzi, era il Nino Torres. Yuppie! E allora, signore e signori, la mia icona a scelta mista. Ieri era Pasqua e quindi non vi ho fatto il video, ma oggi appunto ve lo faccio. Salvone, come sempre, droppa l'icona a scelta mista. Andiamo a vedere che questa è un'ottima icona e si può trovare veramente tantissime cose. Intanto leviamo questo Berbatov che ci ha aiutato a fare la sfida. Si può trovare veramente tantissime cose e allora andiamo a scoprirlo insieme. 3, 2, 1, scegheratine in giù, scegheratine in su, mi raccomando, i miei tre tenori. Abate, Padoin e Jonathan. Già non vedo doppioni, che non è poco. Allora, pick numero 1, come sempre, il salvone parte da Ignazia. Sotto Ignazio Abate. Calma. Mi stavo illudendo che fosse una sculata. Thunder. Non ho un bel presentimento. Cantona, ragazzi, di nuovo Eric Cantona. E ora sono indeciso, che io Cantona non lo gioco. Gattuso sarebbe per una full Serie A. Sarebbe carino da prendere. Sono molto indeciso. Vedremo. L'ultima iconcina, ragazzi. Spenga lo schermo. Ultima icon del video, ragazzi. Andiamo, pick numero 2. Iniziamo con Padoin. E hai con Toti, ferma, si aprirà ultimo. Il primo, oh, la Smith, ragazzi. È la Smith. Qua si fa Ignazio Abate. Alan Shearer, calma. Ed infine Padoin. Sotto Padoin. Xavi Hernandez! E si chiude la grande, ragazzi, con una bella iconcina Toti, signori. Bene, bene, bene.